Il bentornato al sindaco di Pozzolengo, di nuovo negli studi di Tempo Radio, Paolo Bellini. Bentornato. Buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per gli sms, il numero che funziona anche con WhatsApp, il 338 17 19 105. Allora, sindaco, tutto bene? Come va il comune? Come sta il comune di Pozzolengo? Il comune, le solite battute, è fermo là, non si muove, la casa comunale. La casa comunale. Il bilancio si muove. Vi voglio raccontare, quando vi dicevo che siamo nella fiera dell'assurdo, credo che questo segni veramente il passo. Abbiamo appena approvato il bilancio, il 30 giugno, che comunque il bilancio di previsione per il 2015, che già nell'altra trasmissione vi ho detto che è assurdo approvare un bilancio a metà anno, comunque vabbè, questi sono i tempi che ci ha dettato la burocrazia e non potevamo esimerci, anzi ho avuto rimostranze perché l'ho approvato il 30 giugno e non a luglio. Però, tanto per farvi capire l'apoteosi della demenza, diciamo così, politica, dopo una settimana che abbiamo approvato il bilancio, è uscita una norma, una direttiva, dove dice che entro il 31 luglio, quindi già c'è chi non ha approvato il bilancio, bisogna fare l'equilibrio di bilancio e addirittura per alcuni comuni l'assestamento di bilancio. Cosa significa? Il bilancio regolarmente è suddiviso in tre parti, c'è la previsione di bilancio che normalmente si effettua o a fine anno per l'anno successivo o i primi due o tre mesi dell'anno, che è la previsione del bilancio dell'anno a venire. Poi a settembre c'è questa sorta di equilibrio di bilancio, si dice equilibrio di bilancio, cosa significa? Si fa a controllare che all'interno del tuo bilancio le voci siano in equilibrio, cioè se hai destinato una cifra a fare un intervento che sia corretta, che non sia in più, meno, si va a trovare l'equilibrio del bilancio, cioè si va a sistemare un pochino quello che sono tutte le voci di bilancio, per poi arrivare a fine novembre e dopo non si può più toccare nulla, perché l'assestamento di bilancio prevede le ultime variazioni di bilancio, dopo non si tocca più nulla per i mesi a divenire, è appunto l'assestamento di bilancio. Nel momento in cui hai delle cifre inaspettate che ti entrano nel bilancio e non le avevi previste, vai ad assestare il bilancio, vai a sistemare il bilancio. Benissimo, ditemi voi come può essere raccolto tutto entro il 31 luglio, con comuni che devono ancora approvare il bilancio. È una farsa, è una presa in giro per il Consiglio Comunale, è una presa in giro per il territorio, per la comunità. Come fai a fare l'equilibrio di bilancio, l'assestamento di bilancio, se non hai ancora approvato il bilancio? Oppure, come noi, abbiamo approvato il bilancio il 30 giugno, cosa devo riequilibrare? Cosa devo assestare? Non ho ancora iniziato a usarlo, il bilancio nuovo. Cioè, questo, noi siamo soggetti a questi... Vabbè, mi esimo dall'andare avanti con aggettivi che poi potrebbero essere anche scurrili. E quello che fa più specie, quello che fa più specie è che dici, vabbè, molti di noi, diciamo, quando ci riferiamo alla politica, quella blasonata, quella alta, ma sì, è perché non hanno il contatto con la realtà, non hanno mai lavorato, non sono mai stati in mezzo alla gente. Ma ci può anche stare. Però a questo punto mi sorge un dubbio, ma un dubbio veramente amletico quasi. Ma Renzi e Del Rio sono due sindaci. Come hanno fatto a fare, e l'abbiamo già detto parecchie volte, come hanno fatto a ricoprire la carica di sindaco queste due persone qua? Nel momento in cui approvano norme di questo tipo, che hanno potuto toccare con mano, che sanno come funziona, almeno io penso e spero che sanno come funziona il meccanismo di un bilancio comunale. Io penso e spero. Però continuo a pensare, continuo a sperare, sapete che c'è quel famoso detto, amici, chi vive sperando, sì, e ci fermiamo qua. Fermo. Allora. Però noi siamo qua non solo per sperare, ma perché vogliamo portare la nostra voce in mezzo a quello che è la comunità, a quello che è l'opinione pubblica. Dopo anche con tocca a noi, più tardi. Certamente. Arrivano i profughi a Pozzolengo? A me non risulta. Non risulta, benissimo, quindi non possiamo smentire. Anche qua non voglio creare panico e non voglio sicuramente destabilizzare lo Stato. È arrivata una circolare da parte della prefettura dove dice che tutti, sapendo che i comuni, almeno per quanto riguarda il comune di Pozzolengo, non ha dato la disponibilità, si rivolge, che è una sua facoltà, la prefettura in sede di emergenza, in un momento di emergenza, si rivolge anche al privato. E ha predisposto un bando dove il privato che ha a disposizione, diciamo così, spazi, li mette diciamo così, a disposizione della prefettura per poi dare ospitalità a questi signori qua. E c'era tutto il decalogo all'interno di questo bando. In poche parole, cari amici, sono 35 euro al giorno più un pocket money
di circa, mi sembra, 2 euro, 2,50 euro al giorno per le sigarette, per le telefonate. Devi, sei obbligato a mettere a disposizione indumenti congrui e in linea con la religione, la tradizione e il modo di vivere di chi viene ricevuto. Devi mettere a disposizione pasti sempre con la stessa filosofia, quindi in linea con la religione, modo di vivere, tradizione di chi sarà l'ospite. Inoltre devi tutelarli, li devi mettere a disposizione un mediatore culturale, un mediatore linguistico e poi una serie infinita di altre cose. Igiene personale, devi mettere a disposizione igiene personale, tutti gli strumenti per l'igiene personale. Devi, sei obbligato a dargli la possibilità di poter interloquire tramite telefono con chi loro devono interloquire. Ecco, questo è il decalogo che è arrivato alla prefettura. Poi abbiamo i nostri nonni con 300, 400, 500 euro di pensione al mese e devono pagare 600, 700 euro di affitto al mese. Questa è la situazione in cui siamo costretti a vivere. Allora, ci fermiamo un attimino, poi magari riprendiamo come sindaco, se vuole, prima, come preferisce, con Paolo Bellini. Vediamo se arriva anche qualche domanda. Un paio di minuti, ce ne sono. Allora, rispondiamo volentieri. Di Paolo Bellini, stiamo parlando come sindaco, no? Sta parlando, esatto, come sindaco di Pozzolengo, adesso tra pochissimo anche la rubrica Tocca a Noi, già ci sono i primi messaggi. In uno dice Marzia: buongiorno sindaco, tutti parlano del dissesto finanziario che ha trovato, si riuscirà a rimetterci in piedi senza diventare Pozzolengrecia, chiede Marzia. Assolutamente sì. Ci stiamo già lavorando, io conto entro fine anno prossimo di riuscire a risistemare quello che sono i conti, o quantomeno vedere la luce in fondo al tunnel. Poi è questo l'impegno che ci siamo dati, è questo soprattutto l'impegno che ci siamo dati. Prima di leggere... riportare la dignità al bilancio, ridare dignità al bilancio di Pozzolengo, ridare dignità alla politica della nostra comunità e del nostro territorio, cosa che oggi purtroppo è molto lontana dall'essere a un livello di sufficienza, quantomeno sufficienza. Dunque, prima di leggere il messaggio di Lorenzo, volevo chiedere una cosa. Quindi, in pratica, per fare chiarezza un attimo, ha detto che è uscita questa nuova norma per quanto riguarda il bilancio. Voi avete appena approvato il bilancio, che cosa dovete fare adesso? Adesso entro il 31 luglio, pena lo scioglimento del Consiglio Comunale, perché il prefetto ha ordine nel momento in cui qualcuno non fa l'equilibrio di bilancio, pena o l'assestamento di bilancio, lo scioglimento comunale. Dobbiamo fare questo, un Consiglio Comunale, ed approvare l'equilibrio di bilancio e in certi casi l'assestamento di bilancio, cose che venivano fatte a settembre per l'equilibrio e a novembre l'assestamento, per le ragioni che ho detto prima. Una volta che hai approvato il bilancio, prima devi lavorare con questo bilancio per accorgerti se devi riequilibrarlo, e poi deve passare del tempo per accorgerti se devi assestare il bilancio, perché ci sono delle voci che o improvvise o non avevi previsto in maniera corretta o quant'altro. Ma qualcuno che non ha ancora approvato il bilancio, perché ci sono molti comuni che non hanno ancora approvato il bilancio, anche perché la burocrazia dice che lo devi fare entro il 31 luglio, e per comuni come noi che l'abbiamo approvato il 30 giugno, che non abbiamo ancora iniziato a entrare nei meandri tutto il bilancio, che equilibrio volete che facciamo? È una farsa. Veramente. L'assestamento, chi farà l'assestamento, cosa serve? Anzi, gli serve per bloccarlo, per ingessarlo il bilancio. Probabilmente è questo che vogliono, ingessare i bilanci. Dicono che più già non possiamo più spendere nulla, e ancora una volta in più, nel momento in cui fai l'assestamento di bilancio, disastro più completo. Allora, leggiamo il messaggio di Lorenzo. Dice: sindaco Bellini, sbaglio, si vedono più pattuglie ai carabinieri negli ultimi tempi? Non si sa mai se sia un segnale positivo o negativo. Ci sono più pattuglie? Allora, noi stiamo dialogando in maniera molto, molto proficua e con grande insistenza con tutte le forze dell'ordine, non ultimo anche la Guardia di Finanza, per interventi mirati sul territorio e per avere più supporto sul territorio. Devo dire con grande soddisfazione e dando merito alle forze dell'ordine che c'è una grande disponibilità, naturalmente compatibilmente con gli impegni, perché carabinieri, polizia e guardia di finanza, vi ricordo che noi siamo nel bacino del lago di Garda, quindi dovete pensare alla miriade di gente che c'è in questo periodo. Però nonostante tutto, e io li ringrazio qua pubblicamente, loro riescono a ritrovare risorse per dedicarne una parte anche a Pozzolengo, e di questo ne sono orgoglioso, ne sono fiero, di questi ragazzi che impiegano il loro tempo per difendere la nostra comunità, tutte le nostre comunità, e molte volte sacrificano anche la famiglia e sono sempre sottoposti a gravi rischi che non vengono riconosciuti tantissimo, e anzi
nella stragrande maggioranza dei casi, quando loro vanno a intercettare un crimine, poi qualcuno li lascia andare puntualmente. Allora, ultima domanda, poi entriamo nella rubrica Tocca a noi. Se non ricordo la data precisa, Spanne, Loredana di Peschiera dice: sindaco, si ricorda quando farete il palio della pasta? 10 agosto, non me lo devo ricordare, anche perché quest'anno è il 20°, cara Loredana, devi partecipare perché sarà un grande palio. Ma se lo chiede a Peschiera evidentemente viene. 10 agosto, lunedì 10 agosto, dalle 19:30 in poi, palio di San Lorenzo, a Pozzolengo. Allora, voltiamo pagina a questo punto, entriamo nella rubrica Tocca a noi. Allora,